Dai, Burdea, facciamo un altro portacoltelli, dai, una roba veloce, dai, dai, che c'ho fretta, dai, andiamo. Stranamente non sono diventato neanche troppo scemo per fare questo portacoltelli. Sono partito da un blocco di ocumè che ho sfilettato alla seganastro, ho fatto due fette più sottili, che poi ho spessorato. Stessa cosa ho fatto con dei moraletti di Iroko e di Wenge. Gli ho fatto sempre queste fettine per realizzare delle stecche che saranno quelle che, insomma, porteranno i coltelli. Poi ho ripreso le tavolette di ocumè, le ho tagliate a misura per creare i lati del vero e proprio portacoltelli e poi questi lati li ho incastrati tra di loro realizzando dei giunti a pettine con una dima apposita, ma ho fatto un video tanto tempo fa su come fare la dima per giunzioni a pettine. Quindi una volta incastrata la parte inferiore ho fatto delle incisioni per poter poi posizionare le famose stecche che andrò a posizionare così, vedi? Molto semplice. Poi ho incollato tutto, ho incollato la base e ho messo della colla sopra per poter posizionare le stecche di questo portacoltelli. Bloccato tutto, una volta asciugato ho ritagliato le stecche, diciamo, eccedenti, ho dato una carteggiatona. Una rifinita e poi gli ho dato un trattamento con olio di lino cotto e questo burdele è il risultato, che tra l'altro non c'ho neanche i coltelli, ci ho messo gli scalpelli perché... Ma che poi a me non mi serve neanche, cioè a casa c'ho i coltelli da 3 euro, ma meglio che non lo porto nemmeno a casa, se no la Sara mi fa comprare i coltelli nuovi, dai, va là.